7 anni e ho iniziato a cantare quando ne avevo 8 e già cantavo un po' da prima grazie a mio papà che suona, è un pianista e quindi ogni volta mi mettevo al piano lì sotto e canticchiavo insieme a lui e da lì è partita la mia passione e poi diciamo è un po' anche grazie ai miei genitori che mi hanno sempre sostenuto che sono arrivata fino a qua, perché magari molte persone non hanno la fortuna di avere un qualcuno che li sostiene e io invece ho avuto la fortuna di avere veramente una famiglia che mi ha sempre seguita, sempre, in ogni momento. E niente, vado a scuola e mi sono ritrovata sul palco di X Factor. Ho vissuto veramente un sogno meraviglioso, spero che non finisca mai perché adesso appunto che inizia il bello non vedo l'ora di scrivere, di fare collaborazioni con altri artisti perché voglio vivere di musica al 100%. Il mio inedito Domani per sempre l'ho scritto a 14 anni e diciamo è partito dal fatto che volevo finalmente scrivere un brano che mi rappresentasse, qualcosa che uscisse totalmente da me, perché prima appunto mio papà mi scriveva le canzoni lui quando ero piccolina, poi dopo naturalmente i gusti cambiano e andavamo un po' a cozzare uno e l'altro e quindi ho deciso di scrivere questo brano che anche lui è cresciuto insieme a me in questo percorso, perché prima siamo entrati in un modo un po' indecisi e adesso anche lui come me ha un nuovo vestito più adatto, cresciuto, più sicuro. Assolutamente vorrò scrivere un sacco di canzoni, sia dal punto di vista della musica che del testo. Mi piacerebbe moltissimo anche fare delle collaborazioni con altri artisti, veramente sarebbe pazzesco. E sì, adesso naturalmente continuerò a scrivere e voglio tirare fuori i più brani possibili per continuare a emozionarmi. Ancora un qualcosa nel cassetto che deve essere ancora un po' definito. Da piccola, siccome mio papà è un jazzista, ascoltavo musica jazz fin da piccolina, tipo Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, oppure anche pianisti, e però adesso diciamo il mio idolo a cui mi ispiro di più di tutti è Freddie Mercury. Billie Eilish è invece un artista attuale che adoro, mi ispiro moltissimo a lei, amo proprio il suo stile, il suo mood, le sue canzoni, come scrive, tutto. Dal mio futuro spero di diventare un artista al 100% e di vivere di musica per tutta la vita. Grazie mille! Grazie a te!